La malattia non è solo complessa, ma è un complesso di malattie, quindi magari è l'una, magari si è solo apposta all'altra. Ci sono aspetti poco chiari ancora su tutte le faccende. L'unica cosa è accendere un faro e iniziare a guardare. Iniziare a guardare significa mettere in atto processi di conoscenza. La mancanza di strategie non ci, diciamo così, giustifica nell'avere un approccio demolitivo. Noi dobbiamo partire da un'analisi multidimensionale del problema, non possiamo partire da una situazione semplificata, perché partire da una cosa semplificata non ci porta a nessuno. Questo probabilmente è stato l'approccio sbagliato. E questo probabilmente è stato un approccio non del tutto scientifico. È una questione ben diversa da situazioni di emergenza o di situazioni dove si è dovuti intervenire con la lotta obbligatoria, diciamo, su altre colture, cioè l'oliveto nel Salento e in Puglia è una questione un po' diversa. Ci fosse una valutazione che ci dice questo è il miglior modo perché noi abbiamo constatato ciò, è probabilmente un sacrificio, la gente è disposto proprio a farlo, ma in condizioni di incertezza, ed è questo il problema più grosso, più rilevante, cioè noi siamo in condizioni di incertezza e utilizziamo degli strumenti che non possono essere, diciamo così, non retroattivi, ma corretti a posteriori. Bravo, corretti a posteriori. Cioè non, chiaro, se tagliamo, saranno definitivi, cioè, e quindi un errore diventerebbe poi molto irreversibile e molto grave. Probabilmente l'efficacia di questa strategia è molto bassa e di conseguenza non può essere messo, diciamo così, a rischio quello che è per il Salento patrimonio, una componente fondamentale del patrimonio territoriale. Il problema che noi abbiamo oggi è qual è la base di dati che possiamo utilizzare per poter affrontare delle analisi e delle valutazioni diagnostiche per mettere in atto quello che la comunità europea ci chiede, ma anche quello di salvaguardare e di garantire l'esistenza del patrimonio olivicolo salentino, cioè su due obiettivi che sono fondamentali, voglio dire, e l'uno non può andare a scapito dell'altro. Non ci si è però fissati un po' troppo sulla xylella? Sì, in realtà voglio dire, qui il discorso è nato come la descrizione del caso, diciamo, da parte di chi si è occupato, diciamo così, di interpretarlo e di studiarlo, è stato come dire il complesso del disseccamento. Poi dopo in realtà ci si è votati solo ed esclusivamente su uno dei tre fattori. Noi non possiamo prendere un fattore e capire qual è il grado di importanza di questo fattore nella espressione sistemica magari di questa malattia, ma probabilmente dovremmo capire come queste relazioni tra loro, quali sono le relazioni, quali sono le interazioni. Probabilmente un abuso più che un uso di pesticidi e potrebbe aver rovinato il terreno. Guarda, sì, cioè nel senso io adesso non voglio andare a dire questa è una causa, questa è un'altra, questa è un'altra, questa è un'altra, questa è un'altra. Noi qua stiamo discutendo da 3 anni per il territorio, cioè per una comunità insediata, vuol dire l'oliveto non è soltanto una risorsa economica, voglio dire, no? Quindi la preoccupazione, il conflitto ambientale e sociale che genera questa cosa è ben comprensibile, quindi non è così facile dire siamo arrivati al Medioevo, iniziamo a fare la lotta alle streghe, cioè non esiste questa cosa, cioè andrebbe ponderata un po' meglio.